Ciao ragazzi, oggi voglio segnalarvi tre errori che a mio avviso una persona che si affaccia da principiante al mondo dell'escursionismo non dovrebbe mai commettere. Sta arrivando la bella stagione e questo significa condizioni meteo favorevoli e tanta voglia di stare all'aperto. Spero con questo video di darvi qualche spunto utile per l'organizzazione delle vostre passeggiate. Considerate che io faccio escursioni da tanti anni, gli errori che sto per segnalarvi li ho commessi io stesso e quindi vi parlo per esperienza. Prima di cominciare voglio fare un giochetto simpatico con voi. Mettete un attimo in pausa il video, andate qui sotto nei commenti e scrivetemi quali sono, secondo voi, tre errori che un principiante non dovrebbe mai commettere quando si parla di escursionismo. I primi tre che vi vengono in mente, scriveteli ora, così dopo mi vado a leggere e vediamo se abbiamo avuto le stesse idee. Errore numero 1, andare a fare escursioni con persone esperte. Questo è un classico, ragazzi, voglio sapere a quanti di voi è successo. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Avete un amico che fa escursioni regolarmente, la cosa vi piace, vi intriga, un bel giorno prendete coraggio e decidete di aggregarvi, gli chiedete: com'è l'escursione? Non ti preoccupare, è facile. Poi andate lì e ve fa alla parete nord del Cervino. Gli escursionisti esperti, essendo molto allenati, spesso tendono a sottostimare un po' la difficoltà dell'uscita. Quello che per loro è facile, magari potrebbe essere estremamente complicato per una persona che ha le prime armi, specialmente se proviene da uno stile di vita sedentario. A me personalmente è capitato di stare da entrambe le parti. Mi sono trovato ad essere aspettato da qualcuno perché non ce la facevo e mi è capitato di dover aspettare qualcuno che invece non riusciva a tenere il mio passo. In ogni caso non è una bella situazione, non è bello ammazzarsi di fatica per affrontare una salita che è chiaramente al di là delle nostre possibilità, del nostro livello di allenamento, e non è bello per un escursionista esperto che ha la sua andatura, il suo passo, dover gestire una persona in difficoltà. Quindi se siete dei principianti, piuttosto che aggregarvi ad amici e conoscenti ed andarvene subito in montagna, io vi consiglio di cominciare ad allenarvi per conto vostro con delle brevi camminate anche in città e magari di affidarvi ad una guida escursionistica per le vostre prime due o tre uscite in natura. Una guida escursionistica è abituata ad avere a che fare con clienti principianti e quindi saprà proporvi degli itinerari realmente adatti al vostro livello. In più potrà darvi consigli sull'organizzazione dell'uscita, su cosa mettere nello zaino e via dicendo. Altro aspetto da non sottovalutare è che partecipando ad un'escursione guidata avrete la possibilità di conoscere altre persone che sono al vostro stesso livello, persone che potrebbero diventare futuri compagni di avventura quando avrete acquisito quel minimo di esperienza necessaria per poter andare da soli. Io non sono una guida escursionistica, ragazzi, non sto tentando di vendervi nulla, come già detto in precedenza vi parlo per esperienza. Errore numero 2, paninazzo con la frittata. Pessima idea. L'escursionismo è un'attività che comporta un elevato dispendio di energia e per questo è necessario fornire al nostro corpo il giusto apporto calorico sia prima che durante che dopo l'escursione. D'altra parte le calorie non sono tutte uguali e quindi riempirsi di cibo a casaccio potrebbe diventare controproducente. La colazione andrebbe consumata almeno un'oretta prima di mettersi in cammino e dovrebbe comprendere un po' tutti i macronutrienti, quindi carboidrati, proteine e grassi, avendo cura di evitare cibi troppo pesanti e difficilmente digeribili, quindi niente colazione al bar con cornetto e caffè. Oltretutto il caffè diuretico vi fa perdere liquidi che poi dovrete reintegrare portandovi appresso una marea d'acqua. Durante l'escursione è bene fare piccoli spuntini a base di carboidrati in grado di fornire energia a lungo termine. Personalmente vi consiglio l'avena e ovviamente preoccuparsi di rimanere sempre idratati. Evitate di concentrare tutto il cibo in un unico pasto perché vi appesantite e poi camminare diventa dura. Evitate cibi grassi e poco digeribili. Evitate di assumere troppe proteine perché durante lo sforzo fisico non servono. Prima ho parlato del panino con la frittata perché è un classico degli anni 90, ma in quel mucchio lì ci si potrebbe mettere, che ne so, la pizza con la mortazza, i salami, i formaggi. Io quella roba lì la eviterei, vi parlo sempre per esperienza, perché oltre ad essere grassa, pesante, vi fa venire un botto di sete e rischiate di finirvi tutta l'acqua prima della fine dell'escursione. Penso non ci sia bisogno di specificarlo, ma un'altra cosa da evitare accuratamente durante un'escursione è l'alcol. Attenzione, anche l'inverno. Avete presente quella storiella che l'alcol scalda? Ecco, non è assolutamente vero. L'alcol è un vasodilatatore, ossia convoglia il sangue
verso le estremità, quindi direi che fa tutto il contrario di scaldare. E oltretutto anche lui è un diuretico, quindi vi fa perdere liquidi preziosi. E per cena, dopo l'escursione che se mangiamo, beh, direi una bella zuppa di legumi e cereali, che personalmente a me piace tantissimo, e stiamo a posto. Errore numero 3. Giocare col cellulare mentre siete in escursione. Lo vedete questo oggetto? Questa è la causa di buona parte delle vostre ansie e del vostro malessere. Rifletteteci un attimo e ditemi se non è così. Attraverso questo oggetto, una quantità impressionante di persone moleste può raggiungervi in qualsiasi momento e rovinarvi la giornata. Basta un messaggio su WhatsApp. Aprite i social e trovate notizie catastrofiche, risse televisive, gente che passa la giornata a lamentarsi. Influencer che vi promettono un fisico da spartano con 30 minuti di allenamento a settimana, no al giorno, a settimana. Ormai è diventata una dipendenza. Appena abbiamo 30 secondi, tiriamo fuori questo e ci mettiamo a scrollare. E quindi va a finire che tutta questa massa di spazzatura ce la sorbettiamo tutti i giorni per parecchie ore al giorno. Ora, una bella passeggiata all'aria aperta può essere un'ottima occasione per disintossicare il cervello da questa mole sproporzionata di informazioni inutili e dannose. Una giornata a contatto con la natura vi rimette al mondo, a patto che siate voi per primi a mettervi nella condizione di poter staccare veramente la spina. D'altra parte il cellulare non potete neanche lasciarlo a casa, perché in caso di emergenza può salvarvi la vita. Quindi vedete un po' voi come renderlo innocuo. Lo mettete nello zaino in modalità silenziosa. Vi sloggate temporaneamente da tutti i social, trovate un po' voi la soluzione che più vi si addice, dopodiché concentrate tutte le vostre attenzioni sul meraviglioso mondo che c'è là fuori. Attenzione a non esagerare anche con le foto e con i video. Io sono un creator e quindi ammetto di essere un po' schiavo della videocamera, la porto quasi sempre quando esco e posso dirvi che c'è una bella differenza in termini di godimento tra un'uscita con la videocamera e un'uscita senza videocamera. Bene ragazzi, spero che queste mie riflessioni personali possano esservi d'aiuto e vi ringrazio per avermi seguito. Adesso vado a leggermi i vostri commenti e vi do appuntamento ad un prossimo video.